When you look so good, the pain in your face doesn't show. Gli alunni della quinta A della scuola primaria Montesi di Sant'Orso di Fano hanno creato il primo TG scolastico, una breaking news vera e propria creata dai bambini che li vedrà impegnati in 3 edizioni annuali. Il progetto ha previsto anche che i provetti giornalisti intervistassero i loro compagni di istituto per decidere logo e nome della trasmissione. Nella redazione a sfornare le notizie tutti i gruppi formati dagli alunni della classe che poi hanno davanti alla telecamera presentato la prima edizione del TG School 24. Questo è il nome scelto per il telegiornale. Benvenuti alla prima edizione di TG School 24 della scuola primaria Filippo Montesi. Certo, la prima edizione non è proprio da manuale, ma la stoffa c'è. Allora, per rubare tutti i segreti del mestiere, la classe intera ha pensato bene di andare dove si confeziona un vero TG. E dove pensate che abbiano suonato? Ma alla porta di Fano TV, naturalmente. Così questa mattina, di buon'ora, accompagnati dai loro docenti Giovanna Bartolini, Roberto Panaromini e Vera Capriotti, si sono presentati negli studi di Fano TV, dove ad accoglierli per una lezione sul posto il direttore dell'emittente Marco Ferri e parte della redazione. Come è avvenuto per i loro predecessori, poi una volta risposto al fuoco di fila delle loro domande, lo staff di Fano TV li ha messi alla prova. Chi in regia, chi dietro la telecamera e chi dietro la scrivania di Occhio la Notizia, impersonando così tutti i ruoli chiave di un vero TG. Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale. Grazie per averci seguito e arrivederci. Allora, l'idea è nata perché quest'anno abbiamo voluto fare un progetto con questa classe sul giornale, quindi loro hanno iniziato a scrivere i testi di italiano, però con uno scopo, quello di condividere le informazioni con altre persone. E invece di fare un giornale cartaceo abbiamo pensato di fare un telegiornale, e quindi la visita a Fano TV diventava indispensabile per poter vedere come aggiustare meglio le prossime uscite. Per rispondere a tutte le loro curiosità non sarebbe bastata tutta la mattinata, ma il tempo, si sa, è tiranno. E allora si è dovuti ritornare sui banchi di scuola, ma con in tasca qualche pillola in più per confezionare la prossima edizione del TG School 24. Allora, com'è andata questa esperienza qui a Fano TV? Molto bene. Sì, è stato bello un bel po'. È stato divertente. È vero, molto bella. È molto entusiasmante. Che cosa vi è piaciuto di più? Lo studio. La scenografia. Tutto bellissimo. Tutto stupendo. Che cosa vi piacerebbe fare? Il giornalista, l'operatore o il regista? Giornalista. Tutto. Tutto. Qualsiasi cosa va bene. Sì. Va bene.